Mese di marzo, senza grandi record, però con una continuità straordinaria di temperature elevate sopra la media, ci ha portato al glicine già fiorito prima della fine del mese. E si ritiene dai dati di oggi, non cambierà molto la media tra due giorni, che diventi uno dei mesi di marzo più caldi della nostra storia, almeno a scala bisecolare. In molte zone sarà sicuramente il mese di marzo più caldo in assoluto, in altre sarà in seconda posizione, peraltro la posizione precedente in molte aree del nord Italia aspettava il marzo 1997, quindi molto prossimo, ed è uno dei tanti segni che abbiamo del continuo aumento della temperatura, che non viene affatto compensato da episodi di freddo ormai limitati nel tempo, come quello di inizio febbraio, che certamente è stato inconsueto, non avveniva da una trentina d'anni, ma proprio per questo è sempre meno frequente e ha durate assolutamente marginali rispetto invece alle anomalie di caldo che imperversano sempre di più sia in un'unica località, può essere il territorio italiano, ma le vediamo sempre di più in tutto il mondo, e in particolare nelle aree boreali, perché una delle zone che è più sensibili a queste ondate di caldo è tutta l'area tra Canada e Siberia, dove stiamo assistendo anche alla degradazione del permafrost e alla diminuzione dei ghiacci polari. Tra le tante curiosità recenti indotte da questi cambiamenti ci sono anche valori straordinari, come i valori toccati proprio in questa metà marzo da alcune località canadesi che hanno avuto fino a 29 gradi oltre la media. Beh, si può sempre fare molto, nel senso che comunque limitare i danni sarebbe già un grande risultato, perché per ora la temperatura è aumentata di circa un grado nell'ultimo secolo a livello planetario, e si può scegliere se nel prossimo, alla chiusura di questo secolo, l'aumento possa rimanere contenuto all'interno di un paio di gradi, oppure partire incontrollato fin verso i 5-6 gradi in più. È ovvio che c'è una grande differenza tra avere a fine secolo un mondo più caldo di 6 gradi o più caldo di 2. Con 2 gradi ci si adatta molto meglio, con 6 gradi chi lo sa che cosa potrà succedere. E quello della diffusione della cultura e della consapevolezza è l'unico strumento che abbiamo. La politica non è all'altezza, è solo con la consapevolezza che si può sperare poi di avere una buona politica. Non vedo altri strumenti pacifici.